Bella a tutti ragazzi, carichi come noi mai. Come avete letto dal titolo? Ebbene sì, le ho prese anch'io. Le AirPods 2, cioè seconda generazione. Prima c'erano solo le prime, normale. Ragazzi, sono veramente mega super super contento. Io faccio vedere un po' l'imballaggio. AirPods, simbolo Apple. AirPods, simbolo Apple. E poi tutte le scritte, non ce ne interessa. Il retro è questo. Non ho preso quelle wireless perché secondo me era un po' uno spreco. Uno spreco sì, però cioè, secondo me mandavano bene anche queste. Quindi io direi subito di iniziare. Poi non potrò fare dei confronti tra le prime e la seconda generazione, perché la prima generazione, l'AirPods 1, non ce l'avevo, quindi non potevo fare alcun, cioè non posso fare alcun, cioè nel senso, vedremo un po' come sarà l'abbinamento, cosa bisogna fare, come. So solo che tra la 1 e la 2 non ci sono differenze della qualità dell'audio, quello l'ho sentito, e quindi voilà. E poi per Siri un paio di cose che sono cambiate. Prendo veloce il nerino, sempre utile. Ah, non usate la casa vostra. Ok, la sigaretta a posto, rimettiamo via e voilà. Ecco qui la nostra scatola. È un po' scolpita, possiamo dire, perché con cioè l'allarme sarà un po', cioè sarà un po', apriamo. I foglietti illustrativi, design by Apple in California. Allora, tra il manuale di istruzione, questo, ecco, ma tanto non ve interessa voi, cioè nel senso cosa me ne frega anche a me. Allora, prima di fare, cioè, abbiamo anche il cavetto sotto. Voilà. Ok, ora possiamo. Ecco. Le nostre AirPods. Eccole qui le nostre AirPods. Ebbene sì. Allora, da quello che ho anche sentito e ho visto, comunque le AirPods, allora, qua la stanghetta è un po' più lucidante, un po' migliore, tipo un pezzo. Poi anche il tasto è un po' più accentrato che prima. Poi qua, se non sbaglio, eccoli. Il puntino è qua, non come in quelle wireless, che, cioè quelle con la piattaforma. Come ho detto prima, non l'ho prese perché comunque costavano un po' troppo e poi dovevi prendere anche la piattaforma. Quindi ho preso quelle normali e sono contento. La scatolina è questa e qua. Andiamo per infilarci il cavo. E qua abbiamo le nostre AirPods. Voilà. E voilà. Sono leggere come una piuma. Eccole qua. Contentissimo. Yeah, yeah, Gucci, no scherzo, dai. Gucci no, però boh, sono bellissime. Mettiamo dentro. Ora proviamo a fare l'abbinamento
con l'iPhone. Allora, lo sblocchiamo. Allora, apriamo. Ah, è vero, devo fare l'aggiornamento. Arrivo, lo faccio perché è andato. Ecco ragazzi, abbiamo fatto questo cavolo di aggiornamento. Ci è durato un attimino, però per le AirPods niente da fare. Dovevamo farlo. Se comunque se comprate le AirPods 2, dovrete farlo iOS 12.2, almeno che l'avete già fatto. Io non l'avevo fatto perché per 4 emoji lì della faccia non serviva, quindi boh. Però ora l'ho fatto. Allora, comunque, devo dire, sono già state abbinate, connesse, però non le ho ancora provate. Ci picchia. Quindi, vai. Telefono, AirPods. Sì, ho già dato il nome, AirPods 2 di Anthony. Sul telefono si può vedere la percentuale dell'AirPods e della scatolina che le contiene. Allora, ora le tiro fuori, una, e uno, due. Una è 98, l'altra 100, bene. La scatolina vuota ora, perché ce l'abbiamo su. Yeah! Facciamo festa ora. Ah, ragazzi, ora andiamo su Spotify, perché sull'altro... Vabbè, comunque, perché Spotify c'ho tutte le mie belle canzoni. Io direi di mettere Portami con te, così è un po' forte, non so cantare. Inshallah. A parte che non so cantare, comunque da quello che ho visto, sentito, che si possono fare i doppi tap per cambiare canzone, o si può scegliere su impostazioni, si va su Bluetooth e poi c'è AirPods 2 di Anthony, ci vado su e poi dopo ci sono tutte per tipo tocca due volte AirPod per la traccia, così. Voilà. Quindi lo lascio così perché poi tipo Siri comunque funziona. E Siri, quando gioca a Lugano Calcio? Ok, me l'ha appena detto su qua, quindi voi non avete sentito, però voilà, ho detto l'FC Lugano, la prima cosa che mi veniva in mente. Io direi di provare il doppio tap, perché non so bene se tipo bisogna toccare qua, no, nel senso non so bene dove bisogna toccare, quindi proviamo. Ah, me lo cambia. Qua sono andato in avanti, ora proviamo ad andare indietro. Sì, mi ha fatto ripartire la canzone. Sì, certo che non è proprio le migliori cose questo. Ecco, tutto bene, tutto bene. Vabbè ragazzi, devo dire, funzionano veramente molto molto bene. Poi si sente bene, una buonissima qualità. E poi una cosa, che appena ne togliamo una dell'AirPods, si spegne la musica, si mette in pausa, che qua però non, boh, però in sé è in pausa, è 21 21 21. Ora rimettiamo e riparte. È veramente una buona idea, perché se c'è qualcuno che ti parla, togli in pausa, sì, ok, e poi riparte. Quindi è veramente anche una buona cosa questa, che si togliere, cioè che si toglie, voilà, è una buona cosa. Ragazzi, che dire, queste AirPods sono veramente una figata, sì, lo diciamo noi,
E niente ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un sacco di pollicioni in su, iscrivetevi al canale se non è ancora fatto, attivate la campanellina per non perdervi nessun video. E ragazzi, io vi posso solo dire ciao ciao!